Per i tuoi crediti passa da igivolt.com, utilizza il coupon MALATI per ottenere un ulteriore sconto. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Noi Malati di Foot, io sono FIForce ed oggi sono qui per portarvi la play review di Paul Pogba ragazzi. Man of the Match in questa versione stratosferica con 90 di overall ragazzi, 81 di velocità, 91 dribbling, 86 tiro, 79 difese, 89 passaggi, 92 fisico, work rate alto, medio, 4 stelle di skill, 4 stelle di piede, debole ragazzi, questo è Pogba 90. Meglio di questa versione ci sono la versione Tots e quella Toti, ma questa qua vi assicuro è già una bomba. Partiamo subito dai pro ragazzi, primo pro velocità 81 con 78 di accelerazione, 83 di velocità scatto, velocità che su Pogba mi piace tantissimo perché ha veramente delle grandi leve, ha due gambe veramente ragazzi molto agili, non so se mi sto spiegando bene, e quando si allunga il pallone ragazzi in velocità veramente riesce a fare delle cavalcate, cioè lui fa con un suo passo ne fa due del suo avversario, quindi è veramente veramente forte a saltare gli avversari in velocità. Siamo al tiro che è il secondo pro ragazzi, 86 con 89 di posizionamento, 75 di finalizzazione, 97 potenza tiro, 97 long shot, 90 i tiri al volo, 81 di rigori ragazzi. Sul tiro vi devo dire praticamente, cioè dovunque tira quasi sempre fa gol ragazzi, ha una precisione pazzesca, nei long shot soprattutto è impressionante come c'entra praticamente quasi sempre, 9 volte su 10 va nello specchio ragazzi, ed è una cosa impressionante questa, ed è soprattutto bello utilizzare destro e sinistro perché anche le 4 stelle di piede debole non le ho messe tra i pro, però ragazzi sono molto molto buone. Pogba è veramente un cecchino, ma soprattutto sotto porta ragazzi non sbaglia mai. Passiamo adesso al terzo pro di Pogba che sono i passaggi ragazzi, passaggi di 89 con 93 di visione, 82 cross, 92 passaggi corti, 87 passaggi lunghi, 89 di effetto, passaggi buonissimi altrettanto come il tiro ragazzi, vi devo dire che i passaggi si sfruttano molto bene sia se lo usate CC sia se lo usate COC ragazzi. Si trova in delle situazioni proprio Pogba per cui fa dei passaggi ragazzi e fa dei passaggi veramente buoni, buonissimi anzi direi, soprattutto mi sono trovato bene coi passaggi lunghi che hanno un 87 di valore in carta, coi passaggi lunghi usandoli anche come palle alte ragazzi mi sono trovato bene e la palla arriva sempre, anche lui è uno di quei giocatori che riesce a, che quando fa il passaggio la mette sulla corsa al suo compagno, gliela aggiusta praticamente, gli toglie un fastidio ragazzi. Passiamo adesso al dribbling che è il penultimo pro di Pogba ragazzi, dribbling 91 con 79 di agilità, 64 di equilibrio, 91 riflessi, 94 controllo palla e 93 dribbling puro. Devo dire che mi stupisce quel 64 di equilibrio in carta perché in game è veramente un colosso. Agilità anche, valore altrettanto più alto in game ragazzi, e per il resto fortissimo ragazzi, controllo palla bellissimo che tiene con una gran facilità ragazzi, se vi muovete con, non so, tipo io clicco L1 più R2 se non sbaglio e me la porto ragazzi sempre attaccata al piede, ecco con quel dribbling non sbaglierete mai perché ha un controllo palla veramente fantastico, riflessi buonissimi, agilità che a me è sembrata molto molto buona. Ultimo pro di Pogba è il fisico ragazzi, 92 con 88 di elevazione, 90 di stamina, 95 di forza, 83 di aggressività. Di fisico ragazzi ci potete andare con chiunque perché è veramente veramente forte ed è difficile togliergli il pallone perché ha una grandissima grandissima forza fisica ragazzi, come vedete 95. Anche la stamina è un pro appunto che è rilevante perché a fine partita veramente può ancora dare tutto e quindi è fortissimo. Non ho messo solamente praticamente la difesa ragazzi, ma non perché non è un pro, perché può diventare un pro se voi magari lo usate CDC, però io usandolo CC e poi subito COC ho usato più che altro questo giocatore in fase offensiva ragazzi, devo dire che comunque gli do un 10 perché ragazzi potete vincere le partite usando solo lui, cioè se usate solo lui vincete la partita perché è fortissimo. Infatti non oso immaginare cos'è la versione 92-93 perché questa secondo me la puoi mettere anche attaccante, questa carta è fortissima. Detto questo vi chiedo di arrivare almeno a 60 mi piace per Paul Pogba e per vedere la mia prossima review ragazzi, iscrivetevi al canale di Noi Malati Foot se non l'avete ancora fatto, passate dal mio canale, lo trovate in descrizione se vi va, un saluto da FIForce, ciao ragazzi.